Queste sono le Nike Ultra Fly e rappresentano le scarpe con piastre in fibra di carbonio della casa americana utilizzate per il trail e, sempre secondo la casa americana, per correre velocemente e ottenere tanti FKT, che nei percorsi trail significa correre davvero velocemente. Nel video comunque vi racconterò se davvero è una super shoes del trail e come si confronta rispetto alla Vaporfly 3. Per capire di cosa stiamo parlando, comunque partiamo dalle caratteristiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 286 grammi, ossia praticamente 100 grammi in più quasi della sua sorella minore, quella per correre velocemente, le Vaporfly. Ha un drop 8,5, 38,5 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede. Le tre caratteristiche principali sono comunque il fatto che utilizza una tomaia in Vaporweave, un intersuola Zoom X, una piastra in fibra di carbonio Flight Plate solita di Nike e soprattutto una suola Mega Grip di Vibram Live Base che vi consente una trazione tra virgolette eccezionale. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute e quello che invece secondo me potrebbe essere migliorata di questa scarpa. In primo luogo sicuramente lo spazio nell'avampiede, la presenza di questo Vaporweave che mi piaceva tanto nelle Vaporfly modelli precedenti e che vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione, perché questa tomaia è davvero molto resistente, potrebbe essere utilizzata anche nelle giornate di pioggia. Utilizza dei lacci vecchio stile che ad alcuni non sono piaciuti, ma sicuramente consente, grazie alla struttura, di avere una pressione molto distribuita su tutta la scarpa. All'evento Nike, parlando con quelli che il trail lo fanno tutti i giorni come professione, secondo loro potrebbe questa struttura essere migliorata. Dal mio punto di vista preferisco sicuramente il fatto che abbiano una gestione ottimale della pressione. Chiaramente la scarpa si potrebbe slacciare, cosa che non succede con le sorelle maggiori Vaporfly Next Percent 3. Mi è invece piaciuta sicuramente la linguetta che è a soffietto, che è racing ma al tempo stesso abbastanza imbottita e vi consente di avere il collo del piede ben coccolato. Nel tallone la presenza di una conchiglia rigida vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Non c'è al suo interno il famoso salottino, ma secondo me comunque il piede è davvero molto stabile grazie a questa struttura rigida ma non rigidissima. C'è pure una piccola bandierina con il logo Nike da trail che di fatto potrebbe essere un'alternativa a un pull tab, e comunque la scarpa si infila nel piede in maniera molto semplice e secondo me non avrete nessun problema di allacciatura, se non forse filosofico derivato dal fatto che questi lacci forse non sembrano prima. La struttura della tomaia è completata dal logo di Nike nella parte mediale e dal logo Trail dall'altra parte. Questa cosa vi consente di avere un bloccaggio del piede assolutamente eccezionale, che però potrebbe storcere il naso ad alcuni, soprattutto dal punto di vista estetico, perché questo design è sicuramente quello di 5, 10, 15 anni. A livello di numero sicuramente utilizzerei lo stesso numero delle altre scarpe Nike, se è vero che nell'avampiede c'è uno spazio comunque tra virgolette più importante rispetto a una scarpa tradizionale filante da gara dell'azienda americana. Dal mio punto di vista comunque lo spazio penso che sia necessario per tutti quelli che volessero correre per più di 4-5 ore, e questa scarpa sicuramente vi porterà a correre davvero molto lontano. A livello di comfort ho trovato che questa tomaia in Vaporweave sia davvero eccellente, anche perché la struttura calzino ha un tessuto interno che è a contatto con la pelle e forse paradossalmente questa scarpa potrebbe essere utilizzata senza le calze perché è davvero morbidissima. Chiaramente però vi protegge in maniera molto efficace nel caso in cui dovesse piovere, e la ritengo una delle migliori soluzioni, al punto tale che mi è sempre piaciuta nelle scarpe da gara da strada. Tra l'altro sarebbe davvero molto veloce se vi iscriveste al canale, basta schiacciare qua sotto. Nei prossimi giorni ci saranno recensioni complete di scarpe e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Sarebbe per me davvero un piacere se mi continuasse a seguire. Una delle cose comunque che ho amato di più della scarpa stessa è la presenza copiosa di Zoom X,
che rende la corsa davvero molto morbida, che combinata con il flight plate vi consente una proiezione in avanti. E questa cosa, nonostante abbia questa scarpa 100 grammi in più della sorella maggiore, vi permette, per la morbidezza della scarpa stessa, di correre comunque velocemente, ma al tempo stesso di avere una buonissima economia di corsa, come anche mostrato dagli ultimi studi che vi allego qua sotto. A livello di utilizzo poi ho amato il fatto che il plate non si sente più di tanto, anche perché nonostante la scarpa sia comunque molto rigida, c'è una quantità di 3 cm di gomma nell'avampiede per chi corresse in questo modo, ma anche di quasi 4 cm nella parte posteriore, sapendo che la corsa è mediata dalla presenza di un battistrada Vibram che di fatto vi consente di correre velocemente, di gestire tutti i cambi di direzione al meglio e soprattutto di non sentire più di tanto la rigidità della piastra in carbonio, perché comunque, anche se sono una persona sicuramente non forzutissima, non riesco a piegarla. A livello di design del battistrada è stato adottato il Vibram Mega Grip Light Base con dei tacchetti comunque relativamente sottili rispetto alla media delle altre scarpe viste sul mercato, ma vi assicuro che correndo molto velocemente in un trail, tra l'altro filmato dai mitici amici di Run Pack francesi che correvano assolutamente più velocemente di me, sono riuscito a notare che comunque a livello di trazione non avrete nessun problema anche correndo a 3.30, sebbene forse dal video non si capisce. Un aspetto poi da considerare nel battistrada è che sono utilizzati dei tacchetti da 3,5 mm, non da 5 mm, come invece nelle Zegama, che sono state le scarpe utilizzate da Francesco Puppi, che è arrivato secondo alla gara di 53 km, non mi ricordo mai se la CCC o l'OCC, ma sicuramente good job Francesco, e penso che questa sia stata la ragione per cui abbia preferito le Zegama rispetto invece alle Ultra. Da notare la stabilità dell'Ultrafly, che è derivata dal fatto che sulla parte posteriore c'è un tallone smussato, una conchiglia comunque morbida ma al tempo stesso davvero stabile. Nonostante nella parte centrale ci sia uno spazio abbastanza limitato, lo spazio importante nell'avampiede, così come nel tallone dove è comunque discreto, questa scarpa di fatto, anche grazie alla rigidità torsionale e laterale, riuscirete a correre in maniera molto efficace senza dover andare in pronazione più di tanto, stabilità poi garantita anche dal Mega Grip di Vibram. E quindi voi vi chiederete a chi è adatta questa scarpa. Secondo me è adatta a tutti i podisti amatori che volessero fare il trail, ma non necessariamente solo il trail, ma per esempio volessero pure correre in strada su pista bianca. I ritmi possono essere dai 6 al chilometro fino al 3.30. Secondo me la scarpa è troppo pesante per poter essere utilizzata velocemente a lungo. Nei miei test ho notato che comunque ci si può correre davvero forte, ma per più di un'ora potrebbe essere utilizzata una scarpa un po' meno protettiva e che comunque ha la stessa reattività, ma sicuramente 100 grammi in meno rispetto a questa. A livello di distanze poi questa scarpa secondo me dà il meglio di sé oltre le 2 ore di corsa, perché comunque nonostante sia morbida e reattiva vi consente di correre davvero a lungo grazie al fatto che la mescola Zoom X non è così aggressiva, che comunque il plate in carbonio non si sente più di tanto correndo in maniera tra virgolette lenta. La suggerirei per tutti quegli allenamenti lenti, lunghi che vorreste fare durante il weekend, e perché no, magari potrebbe essere utilizzata per la preparazione pure di una maratona. Dal punto di vista del podista amatore voluto, secondo me questa scarpa ha fondamentalmente 2 difetti. Il primo sicuramente il peso, che però non è necessariamente un problema perché comunque garantisce una protezione eccezionale per chi volesse correre più di 3 ore. D'altro canto il battistrada è discreto, buono, è in Vibram, ma al tempo stesso potrebbe avere dei problemi di trazione nel caso in cui cerchiate di correre su un trail tra virgolette estremo. E soprattutto elephant in the room, la tomaia è eccezionale, ma secondo alcuni la struttura dei lacci non è quella super premium che uno ci si aspetta da una scarpa super premium. Dal mio punto di vista non ho notato questa cosa così negativa, ma ovviamente la scelta è di chi compra la scarpa, e quindi questo è un parere chiaramente che ho sentito spesso durante questi giorni a Chamonix. In conclusione, questa Nike Ultrafly è
comodissima, ha qualche difetto di gioventù raccontato durante la recensione stessa. La raccomando a chi volesse correre tutti i lunghi del weekend, perché comunque la piastra in fibra di carbonio non è così aggressiva e invece la comodità è assolutamente eccezionale. Se correte in pista bianca questi famosi lunghi, è sicuramente una delle migliori scelte che potreste adottare, anche grazie al fatto che comunque il battistrada anche lui non è così aggressivo. Penso con questa scarpa vi divertirete molto. Poi chiaramente il prezzo è abbastanza importante. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito la lancio e vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.